L'obiettivo di questi percorsi visivi museo a cielo aperto, questo è il nome che è stato dato dall'associazione La Smania Addosso quando ha pensato di riqualificare questi luoghi, vuole rappresentare proprio la rinascita di questo territorio, la memoria storica che non può essere abbandonata, la riqualificazione di quello che è rimasto dopo il trauma del 68 a distanza di 53 anni. Vari interventi in questi anni sono stati fatti nella vecchia Montevago, dal Baglio Ingoglia che è stato riqualificato e utilizzato durante il periodo estivo per momenti culturali, ricreativi, piccole rappresentazioni, mostre e quant'altro, al recupero di questi luoghi con le abitazioni che sono rimaste in piedi, al recupero della Chiesa Madre grazie ad un finanziamento che il governo musumeci ha concesso al Comune di Montevago di quasi 750.000 euro, e che consentirà il recupero del pavimento, la catalogazione dei massi e la possibilità di mettere in sicurezza le colonne che sono rimaste in piedi dopo il terremoto. E l'idea è venuta proprio anche in virtù di questa impresa, che per me è un'impresa titanica, non tanto per il contributo, che può anche essere relativamente modico, 740.000 euro, ma per quello che rappresenta per questo luogo, per quello che rappresenta per la memoria di Montevago, per chi ricorda il terremoto attimo per attimo e per le generazioni future che possono attraverso questi luoghi riscoprire l'identità e l'appartenenza. Da qui l'idea di fare un percorso prima di arrivare alla Chiesa Madre, e il percorso è quello che abbiamo inaugurato questa sera. Abbiamo utilizzato proprio la data del 14 gennaio per ricordare il 53esimo e nello stesso tempo per dire al territorio, alla Valle del Belice, ai montevaghesi: Montevago c'è, questa Montevago vecchia si è vestita a nuovo, le pareti rimaste in piedi rappresentano quella dietro le mie spalle, rappresenta la primavera, rappresenta lo sbocciare della vita, rappresenta, diciamo così, la rinascita. C'è un bimbo che rappresenta, che gioca a palla, che rappresenta l'innocenza, la purezza. Malgrado ci fosse il terremoto, quel bambino continuava a giocare perché non aveva capito a cosa stava assistendo. E poi ci sono degli ambienti che sono stati nuovamente, diciamo così, ricostruiti con su pellettili, con quadri del momento, con il calendario del 68, con qui l'artista Ligama è stato bravissimo perché ha fatto un piccolo murales dove è rappresentata un'anfora e un altro dove è rappresentato un vecchio divano, come se il tempo lo avesse sgualcito, insomma, ecco. Quindi proprio abbiamo reso vivi questi luoghi, questo hanno fatto i ragazzi della Smania Addosso, che non finirò mai di ringraziare. Però mi tocca ringraziare anche il presidente dell'Assemblea regionale, l'onorevole Gianfranco Miccichè, per un contributo considerevole che ha dato per l'iniziativa, e l'assessore al turismo, sempre l'assessore regionale al turismo Maglio Messina, che ha dato un altro contributo, altrimenti tutto questo ovviamente non si sarebbe potuto realizzare.